Porco Livio. Ma che cazzo ne facci che? Ma porco Livio. Livio, di ovvio. Colibio. Porco Livio sì! Porco Livio! 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 Fangula Livio. Mentions has a somewhat looser feel to it. Yeah, it's got an almost improvisational tone. Porco Livio. Cuba
Fangulo Livio. Buonasera, siamo rimasti solo noi, gli ultimi, buonasera, oh, bella, il bella, suocero ha fatto un anno, Pentitocle si è primezzato, ah, babbo di minchia, bella riga, ieri sono passato da Anime Nightline e parlavano di questione palestinese con trono. Io li adoro tutti e quattro, lo dico sempre, ma ieri mi sembravano quattro piccoli Aldo Biscar di gita sommo. Ma lui, se vuole, può diventare il quinto Biscardi, perché la verità è che sommo ci rimane male, no, perché non può fare il processo di Biscardi insieme a noi. Grande fan, immagino, del processo di Biscardi, sommo. Sì, sì. Se vuoi, sommo, non, cioè, non ti fare problemi, eh? Grazie Davide. Puoi essere il nostro Maurizio Mosca. Davide Ulil si è iscritto come un babbo. Bella Davide. E poi tra l'altro mi sono cagato sotto perché Ventello Pelle durante la sigla ha fatto che gol di Giroud. Vabbè, ma fa il gufo, fa. Ho detto oddio. Raga, no, perché no, poi Giroud è stato davanti alla porta e ha scheggiato prima la traversa. Di iniziare parliamo un attimo del fatto che ad Anfield l'Atalanta gliene ha fatti tre a Liverpool. Cioè, cos'è successo? Cioè, qualcuno ha visto, guarda, questa meno partita? Meno male. Qualcuno ha visto questa partita, perché cioè, credo di essermi perso la partita più incredibile della storia. No, non lo so che è successo. Poi a Liverpool, cioè, sai, dici, io a Bergamo può succedere che le squadre inglesi prendono le imbarcate quando stanno fuori casa. Ma c'è, cioè, a Liverpool. Ma quelli c'hanno il campionato, la coppa. Ma io, guarda che ieri sera io ho detto pure io a Francesco, guarda che il Liverpool è primo in classifica. L'Atalanta, cioè, no, stanno tipo a differenza di due punti, tipo 3-4. No, mi sa che là adesso non so come stanno messi. No, perché, però c'è City, Liverpool, perché Liverpool ha pareggiato. Il Liverpool ha pareggiato con lo United. Mi sa che è primo l'Arsenal. Aspetta, mo te dico. Charles De Chiedere, prossimo pallone d'oro? Non credo. Prossimo. Allora, no. Sono Liverpool e Arsenal 71. Grazie, e City a 70. Capito? Stanno tutti e tre lì. 71-70. Bella scena. Ma si è primezzato. Se non erro, loro stanno pure avanti. Babbo di minchia. In finale. Il mio abbonamento è non maggiorenne. Pure quella. Ma dici Liverpool? Sì, è quella lì, che quella partita incredibile. Grazie, Nicolas. Contro. Mi ricordo se Nicolas sta contro lo United, bro. Bella Nico. Scusate, ma il Liverpool ha giocato con tutte riserve? Sì, ne ha messe parecchie in campo. Non c'era Salah.
Vabbè, non c'era Salah, è un cotto. Vabbè, ma in realtà il Liverpool ultimamente gioca quasi tutte le partite. Beh, che concetto riserve, perché... di riserva poi per il Liverpool. Esatto, perché... No, perché quando mi dicono pensa, questa partita l'ha persa perché pensa alle coppe, poi magari hanno giocato tutti i titolari. No, no, ma è proprio che il Liverpool c'ha un po' di gente rotta, comunque sia. Ma c'è pure... uscito, no, non è vero, c'è solo il campionato. Pure... No, pure... che è passato. Io mi ricordo... No, pure era campionato, mi sa. No, 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 no. Quella sono dati supplementari. Il Liverpool ha vinto una partita supplementari contro, mi pare, lo United. Era una coppa, era. Non era quella, non era l'FA Cup. Non so quale coppa fosse, però... Era talmente scarso era che una coppa. Sembrava il Liverpool. Ma che porti? Capisco, ogni tanto scrivete cose senza senso. Sì, vabbè, no, ha vinto lo United 4-3 contro il Liverpool. Ah, comunque sia, regà, cioè, boh, non so, 0-3 penso che rimarrà nella storia del calcio, sta... sto risultato. L'Atalanta è rognosa, eh. Sì, sì, ma cioè l'Atalanta si sta l'Atalanta in palla, che vince 3-0 ad Anfield, credo veramente mo, cioè, adesso noi ne parliamo così, ma tra 10 anni la gente si ricorderà di quando ad Anfield l'Atalanta ha vinto 3-0. Con ci faranno di... ci faranno i video. Oh, uno secondo te che ha segnato? Doppietta, no, doppietta Scamacchino, Attaccante alla nazionale, mi dico. Mi raccomando, fate le tabelle per vincere lo scudetto. Ah, i milanisti lo sta dicendo quelle. Ho capito, ho capito. Vedo Pelle rancoroso, vedo Pelle rancoroso. Mi spiace un po' per Francia. Io devo dire, non mi aspettavo neanche nei migliori. È andato tutto perfetto. No, oltre le aspettative. È andato tutto perfetto. Oltre le aspettative. Cioè, no, non pensavo mai che la Roma vincesse, ma soprattutto non pensavo mai che. Che il Liverpool fosse quasi fuori dopo l'andata ad Anfield. Sì. Però il calcio è imprevedibile. Quindi chi può ma dire? Non è il lato della Roma, però. Il Liverpool non è il lato no, però no. Immagina, certa, se vuoi vincere. Se te la buttano fuori prima sarebbe meglio. Io a Francesco gli ho dato un predict ieri. Gli ho detto, se vinciamo contro il Milan vinciamo l'Europa League. Voglio vedere. Ho sparata grosso. Voglio vedere. Ho detto sì, vinciamo col Milan. Se invece perdiamo. Il Milan ha fatti due al West Ham. Sì, però all'ultimo, in realtà stavano 0-0 fino alla fine. Il problema è che questi incredibile, il Leverkusen segna sempre gli ultimi 10 minuti. Hanno pure vinto lo scudetto. Quindi no. Sì, però io guarda, non la darei per scontata, eh. Comunque il ritorno in Inghilterra se gioca. Non è detto. Chi lo sa, ragazzi? Chi lo sa? Sarà un bel ritorno della prossima settimana, no? Mi sa di sì. Va bene, Livio, dici cosa dobbiamo fare oggi. Oggi siete miei. Sei una merda. Perché? Guarda, come fa il superiore. Noelle. Ah, ti devo rispondere. Sì, che cosa devi rispondere? Una risposta alla Livia e alla Livia. Livia. Specchio riflesso, buttati nel cesso. Ok. Va bene. Arianna sta là e faceva: no, dovevamo vincere. Faccio Arianna, voi avete già vinto tanto, noi abbiamo vinto un cazzo. Per una volta, dai, fateci vincere, no? Era rigore netto, ma cosa? Ma la mano di Abraham, ma quando? Dai, sì, allora era rigore pure la mano di Gabbia. Dai. Ma no, ma quello in suoi rigori. Ma dai, sì. Capiamo. Va bene. Allora, oggi un fantateam pazzesco. Ah. Che sono riuscito finalmente ad azionare. Questo è vero. Aspetta. Questo è vero, Chris. Questo è vero. E non solo. Mentre stavo con gli altri, gli ho fatto. Pensate se adesso segniamo sul calcio d'angolo perché non danno più fuori giochi col VAR. Ed è successo davvero. Questo è perché ormai gli arbitri guardiani sono diventati dei senza palle, che non fischiano mai fuori giochi quando sono dubbi, perché dici tanto poi se segnano... Questo secondo me non era neanche tanto dubbio. No, non è mica fuori gioco del metro, cioè è dubbio, però il fatto è che prima magari l'alzavi a bandiera, adesso non alzi più, perché poi se segno tanto c'è il VAR, poi invece non segnano, c'è il calcio d'angolo, azione resettata, e da se calcio d'angolo segni e l'ha inculato. Comunque posso dire che la gente che si lamenta che sto gol non ci doveva essere, sei tu che hai sbagliato il calcio d'angolo, cioè mo a parte il fuorigioco, la cosa...
Però cioè, no, 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 ma io, l'hai no, preso. No, però io guarda, io sta cosa la critico da quel dì, cioè sono quelle cose che dici vabbè, no, non lo fischi perché tanto poi se segnano c'è pare, sì, ma non è che segnano e basta, cioè comunque può essere un'evoluzione della partita che va in un altro senso, cioè se tu vedi che fuori gioco, cioè, arsa quella cassa e bandierina. Raga, quello secondo me non è mai fallo di mano, anche perché è stato visto al VAR e raga io l'ho visto, cioè gli è passato no, d'accordo, no, dopodiché sono d'accordo, Pelle meritava la Roma, cioè il Milan ha giocato male e poco verso la fine ha fatto qualcosa, sì, vabbè, non lo so io perché gli ultimi 20 minuti stavo in macchina, non l'ho sì, visto però vabbè, però sì. Allora, va bene, vai, dici. Allora, ci avete, iniziate con 450 punti a testa. Okay. I vostri soldini. È il nostro tesoretto. È il vostro tesoretto. Però possiamo fare la campagna acquisti. Ok. Qua c'è un gioco che ho portato finalmente dopo tanto tempo. Ed è Pokémon Stadium. Pokémon Stadium. Pokémon Stadium. Ok. Che c'ha un botto di giochini. Come, come ad esempio Mario Party, sta roba così, ok? Ah, ok. Ok, vi verrà dato un joystick. Mai giocato a sto gioco. E facciamo ogni giochino al meglio dei tre perché sono molto veloci. E chi vince il giochino guadagna 50 monedine. Per fare poi il... Per poi fare il Fantateam. Il Fantateam. Dove bene, comprerete i Pokémon. Ah, ok. E vi sfiderete in una sfida 1v1 un allenatore contro allenatore per okay. il campionato mondiale di Pokémon di Kanto. Perché questa è la prima Kanto con la K, capito? Non con la C. Capito? Okay. Ok. Allora, una cosa, dato che Maggi di Pokémon non sa un cazzo, ok? Gli daremo il joystick bello. Non, questo non cambia tanto, tieni il joystick bello. Ma soprattutto tu avrai la possibilità di scegliere la squadra dopo quella di Francesco. Ma perché sta cosa? Perché sei una pippa. Sti cazzi, non voglio favoritismo nella vita. Non è un favoritismo, ho deciso ho io. Ho deciso così. Che non lo voglio. Scegli prima lui. Vabbè, questo no, questo dietro il joystick, cioè, joystick cambia cazzo, Maggi. Ma dopo di lui faccio. No. E invece sì. No, perdi male, Maggi. Sti cazzi. No, Maggi, no. Deve essere equilibrato. Non è che io sia così forte. Cioè io gioco a cosa? La Gaizo, ma c'è le statistiche. No, però per dire Maggi babbo di me. Volante a cose debole. Squirtle. Bella Big Luca. Buonasera. Sì, ma se ti trovi un Pokémon, tu non sai quello che mosse ha. Me lo guardo da qua. Oh, ma lascialo in Mans, mi mandi un trailer, una cosa, due un trailer. Sai, Mans, mi mandi una cosa dei Pokémon dove vedo le... Secondo me era più equilibrato così. Comunque, vabbè. Fai come cazzo te pare. Bravo. Vedi che prima volta ho detto una cosa intelligente. Ma io lo faccio per rendere tutto divertente. Secondo me ci prendi i cazzi, però va bene. Allora, i giochini. Ciao Righi. Bella Ricky. Ricky sottolineatura Sibo si è iscritto come un babbo. Più uno Ricky. E premi X. Molto bene. Mi sa che c'è un problema problema Sergio. Sergio! Para, devo andare a chiamare Sergio. Allora aspetta. Bella Alex. Alex sul sottolineatura si è primezzato. Ah, babbo di minchia. Ciao Alex. Bella Ciao. Riga. Top 5 format sono la voce delle super. Ah, ma perché devo continuare questa pantomima? Devo ribellarmi anche a questi. Pian piano acquisirò sempre più il controllo. Verrò a prendervi tutti. Sergio è il nostro tecnico di fiducia. Problema Sergio. Il 2 non lo prende. Come si deve fare? Cos'è che non prende? Il joystick. Quello della Play? Wildcats.
Forse sembra collegato. Esatto, no, l'ho acceso. Forse lo devo spengo e riaccendo, provo. Ah, vai su opzioni. Controlli. Niente, non ho preso gli occhiali. Comunque, no, vedi se risponde, tipo clicca un'opzione qualunque sul bottone a destra. Il bottone a destra e che dovrebbe funziona. Questo è player 2. Ah, vabbè, no, ricliccalo. No, è giusto. È giusto. Ok. E quale cos'è che non sembra? Perché se dovresti premere A. Ah, no, adesso funziona. Il tocco del padrone. Il tocco del Sergio, tocco, signori. Del Sergio. Senti quanto è bello tenerlo in mano. È proprio bello tenerlo in mano. Ergonomico. Speriamo, addio. Allora, vabbè. È ininfluente quello che faranno gli avversari, ok? Noi calcoleremo chi arriva primo tra voi due. Certo. Ok? Perfetto. Scegliete il gioco. L'unico che non potete fare, ok, è quello del Lickitung, se non sbaglio, sì. Sì. Il Lickitung non lo fate. Ma li dobbiamo fare tutti? Anzi, anche Ekans, mi sa. Ekans è un problema, Ekans potrebbe essere un problema. Usai solo te. No, ok, non si può fare né Ekans né Lickitung. Gli altri scegliete voi. Ma li dobbiamo fare tutti? Sì. Vabbè, allora cambia poco quale fa per primo. Sì, però vabbè, scegliete quello iniziamo che vi... Iniziamo da Magikarp. Non so che cazzo vai, scegli, vai da Magikarp. E bettate, bravi. Allora. Ah, jump. Jump starte. Allora, ma io non ce l'ho la. Che sarebbe la? Allora, la è la X. Ah, ok. La è la X. Allora, dobbiamo far saltare sti Magikarp e acchiappare qualcosa, evidentemente. Ragazzi, imparerete giocando. Impareremo giocando. È al meglio delle tre, quindi la prima capite come si gioca. Ok. Va bene, va bene. Grazie Val. Grazie Val, benvenuto. Bella Val. Più uno innanzitutto perché è un abbonamento senza il Prime. Uh-uh. E poi punto esclamativo Telegram. E vado, Maggi. Sei pronto? Grazie Lemin. Bella Lemin. Lemin sottolineatura 27 si è primezzato. Ah, babbo di minchia. Siamo nati troppo presto per vedere il grande Oda sbagliare qualcosa. Siamo nati troppo tardi per vedere i dinosauri. Siamo nati nel momento giusto per vedere in azione il più grande streamer di sempre. L'unico e il solo Livio Marcone. Team Livio sempre. Bravo, bravo, hai buon gusto. Prenditi le responsabilità, Levi. Grande. Li faccio partire, eh? Vai. Ah, ma... Dovete alzare il contatore. Oddio. Oddio, Maggi a 9, 10. È una sfida incredibile, ragazzi. Ah, devi tenerlo premuto, okay. 15, Francesco l'ha superato. Pari. Quindi? 50 a testa? 25 a testa. No, è al meglio delle tre. Best of 3, giusto. Vai. Play again, vai. Concettuale, è bellissimo questo gioco, è una cosa incredibile. Vai. La seconda è la migliore, ragazzi. Si capisce già chi sarà il futuro campione. Magikarp, carp. Ah, si possono fare pure due bet, cioè chi vince di più ai minigiochi e chi vince alla fine. Quindi, Francesco. Come Francesco? No, tu. Ho fatto 17. È vero, tu ne hai fatti 17. No, Maggi, tu sei il player 1. No, lui è il 2. Il player 2. Oddio, sto guardando la cosa sbagliata. Come ho fatto prima a non perdere? Non lo so. Incredibile. Bravo Maggi, bravo. Sono due io. Bravo, vai, famo l'altra se siete... Vabbè, allora posso ancora pareggiare. Puoi ancora pareggiare, vai. Di nuovo. Mamma mia ragazzi, oh, questo gioco per l'epoca c'aveva una grafica, ma in generale Nintendo 64 c'aveva una grafica allucinante per l'epoca. Wow. Attenzione, parità assoluta, guarda come si muovono uguali. Attenzione. Arr, arr, arr.
vince Maggi allora. Perché non ho visto. Ricordati che sei il player 1. È molto importante questa cosa. Bravo Maggi. Maledetto 50 Maggi. 50 più punti ricchi, ricchissimi devo dire. E allora va a 500. Ricordiamo che ovviamente il fantateam dei Pokémon c'ha 6 slot, quindi serviranno 600 punti. Serviranno più vai, soldi. Vai avanti. Va bene, allora. E play a different game. Esatto. Vai. Quindi, oh, questo Clefairy. È bellissimo. Questo è bellissimo. Ah, questo è con le frecce. Mi raccomando, le con freccine. Le frecce. Sì, con le freccine. Vai. Dovete ricordarvi semplicemente allora. Che cosa fa Clefairy. L'ordine delle frecce, di come le mette lei. Ok? È una questione di memoria. Tutto qua. Vai. Vado. Vai. No, le bet alla fine dei giochini. Bellissimo. Vedi, perdi la vita se sbagli. Clefairy. Mamma mia, ma mangi subito, secco proprio. Bombabile. Grazie Fesh. Attenzione, prestate attenzione. Let's go party. Come on, buddy. Let's go party. Immagini di una velocità. Mi sono confuso qualcosa, ho sbagliato. Puoi ancora vincere, non ti preoccupare. Ma che cazzo fai? Grazie. Infatti ho sbagliato. Però è ancora in partita, madonna, Maggi la memoria, attenzione, memoria di ferro. La sfida si fa dura, Momento di esitazione del maestro, ma... Aia! Sbagliato. Va bene. Ma perché dovevi capire il ritmo? Il primo round è il tuo. È vero, ancora no. È vero, stai calmo. È vero. Vai. Non è ancora detta l'ultima parola. Maggi, però, sembra imbattibile. Chris, no, io intendevo, non è sottovalutato adesso, è sottovalutato per la sfida finale. Adesso non è scemo magico, sa fa le cose. C'era un sesto. Dove cazzo stava il sesto? Non ho visto. Ma ci sono due in più di prima. Ma non c'era il sesto, non forse l'ho visto. Forse non hai premuto bene il tasto? No, noi ti ho contati 5, non 6. Attenzione perché Francesco la sta pareggiando per ora. Cerca di risistemare l'equilibrio. No, sbagliato. Niente. Pam, eliminato. Ne escono due alla volta, sì, ok. Vediamo se riesce a umiliare anche il computer, ma credo di sì. Oppure avevi sbagliato in realtà. Basti cazzi. Vabbè. Oddio! Fatto al contrario. Ho fatto tutto al contrario. E attenzione, pareggio, è l'ultima sfida decisiva. Perché l'ultimo che ho fatto era diverso da quello che mi aspettavo. Ho detto, strano, quello è l'ultimo è diverso. Vai. Decisiva. La decisiva. Il duello. Guardate, magico è concentrato. Mai. Ti sudano le mani, il madonna. Secondo gioco. Vai. La sente. Sente la pressione.
E fin qua. Non ha sbagliato nessuno, neanche il computer, attenzione. Clipperi, Clipperi! Clipperi! Stupido computer rosso. No, ho premuto. Anche io non ho premuto l'ultimo. Ah, vabbè, Fuck. Uno pari. Ah, ah, ai, 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 ai. Bella, Michael. No, ho sbagliato. Io attenzione, forse... attenzione, momento decisivo. Sbagliato il penultimo. Vabbè, il penultimo, dai. No, no, vedi. Tam, tam, no, sei... non è morto, ma non è morto, è ancora vivo. Non è finita. No, ah, messi a caso. No, no, è che non mi ricordavo il terzo ultimo, però gli ultimi due erano su su, quindi ho detto okay. Devo cercare di mettere su su. Vediamo. Oddio! È pari. No, 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 perché tu muori prima, aia! Sfiga. Solo perché muoio prima. Tu muori prima, Maggi, mi dispiace. Non mi ricordavo se, non mi ricordavo se il terzultimo era su o giù, però ho detto gli ultimi due sono su, quindi devo schiacciare a caso per mettere gli ultimi due. E quindi Melia pareggia, attenzione, attenzione. Grande vittoria al Clefairy Ball. Vai, nuovo gioco. Rattata. Rattata, qua dovete correre. Qua e dobbiamo saltare. Correre. Correre e saltare. Allora. Vabbè, correte più veloce premendo ripetutamente A e saltare con su. E saltare con su. X, sì, okay. Ci sono degli ostacoli. Ok, ok. Dovete ovviamente all'inizio prendere le distanze perché sì, ho capito, magari vai. Premete un po' prima. Culata per me. Questi perché... sono riflessi. No, ma perché sono come faccio? Vorrei schiacciare, vabbè. No, ma no. Ma io quali sono? Oh, ma non mi fa saltare. Con sopra le, la... Ma io non so dove sto devi, guardando. Devi farlo un po' okay. Prima. Ah, ok, sul bar. Tu sei il 2. Stavo guardando proprio da un'altra parte. No, non è lui. Attenzione, Francesco, prova a riprenderla. Madonna, penso che il mio non è il mio. Oh! Non hai capito, stavo guardando tutto a destra all'inizio. Va bene, va bene. Ci sono altre due sfide. No, ok, ok. Le famose rattacorse. Le rattacorse. Vai. Voi che ci avete tutti questi giochi moderni, ma noi ci abbiamo la corsa dei rattata. Maledetto. Non è il gioco per Francesco questo. Ragazzi, è sempre Francesco il primo e Maggi il secondo. Attenzione, maestro qua la smarfata. No, ma non sono entrato nel ritmo. Sì, hai vinto. Hai vinto. Non sono entrato nel ritmo dei saltelli. Maggi prende 50 ricchi punti. Non sono entrato nel ritmo dei saltelli. Le soundtrack sono molto belle. Sì. Vai. Nuovo gioco. Drowsy. Questo non me lo ricordo.
Devi tipo non svegliarlo, Dimo. Batti when the pendulum gets to the center, ok? To cast the middle to cast the pendulum. The last one, awake, awake. Ok, dai. Vabbè, devi sopremiare al momento giusto. Sì. Ok. Chi rimarrà in piedi per ultimo? Guarda come si autoipnotizzano. Oddio. Oddio, un cedimento. Un altro cedimento. Il fantateam è che stanno prendendo i punti coi minigiochi e dopo spenderanno i punti nelle schede. Attenzione, Maggio è caduto! È caduto pure Francesco, ma però dopo! Questo è difficile, ma perché poi con questa cosa che fanno non si capisce un cazzo. Guarda come non c'è. Madonna, sono potentissimi i computer. Va bene. E quindi 1-0. 1 per me, 1 per me. 1-0 per me, Gator. Quella telecamera non scherza, sì. Vai. Play again. Vederli concentrati con questo gioco è bellissimo. Mi abbiocco ma non crollo. Attenzione, li stanno avvisando tutti. Pallo, lo vedo bene, Fra. Però anche Maggio ha avuto dei segni di cedimento. Non ce la fanno più! Stanno per cascare! Oddio! Chi cede per primo? Ah, Maggi! Di poco, eh! Ah. Uno pari! Okay, ho vinto io! Hai vinto tu di nuovo! Sono un best drowsy Roma Sud! Attenzione, quindi meglio va pareggia i best conti! Best drowsy Roma Sud! Pareggia i conti con la sfida drowsy! Bisognerà rifare la top 10 videogiochi dopo stasera, sono d'accordo. Sì, questo è psichedelico, ragazzi. Sì, questo vi fate un bel torcione. Vai. Nuovo gioco. Vai, Pikachu. Picca, picca. Thundering Dynamo. Qua dovete caricare premendo A e B. Ah no, quando il colore B sarebbe? B è cerchio. Sì. Quindi cioè, devi premere A quando è blu, uh-huh. E B quando... Ripetli, devi premere tante volte A. Tu cerchi electricity. Sì. Tap e B butto. Diventa blu, verde. Poi fate A. Diventa verde, verde B. E così via. Pressing the wrong button. Vabbè, dai, proviamo. Sì, Getter. Ho premuto! Devi essere veloce, e qua vince Fra. Ma non è, mi sa che non è cerchio però, eh? Sì, cerchio. Ok. Tu devi essere veloce. No, lo premo io, vai. Vai, seconda sfida. Beh, il Rattata è andato bene. Oddio, c'è un Vortorb. Perché? L'ho premuto! Però è vero che durante i verdi non... Non l'ho premuto! Vabbè. No, ma è legato.
questa cosa e me lo faccio. No, no, però aspetta, può essere una cosa di... Allora, tu sei il player 2. No, ok, questo non ci interessa. Va bene, dai, lascia perdere. No, dovrebbe essere giusto. Premi il cerchio. Ah, aspetta. No, c'aveva un tasto sbagliato. Facciamo, dai. Cioè, mo è cerchio? Sì. Ah, ok. Allora, rifacciamo. Rematch, vedi, vedi rematch. Vedi se adesso funziona, però. Vai, vedi, dai. Vedi un attimo. Vai. No, quella di prima non c'era B, ragazzi. In quella di prima non si premeva B. Adesso ti carica, però. Sì, no, adesso sì. Ma devi premerlo. Devi premere tante volte. Ta, 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 ta. Ma sa che non ho capito il gioco. Qua premere, Francesco. Devi premere ripetutamente A. Ta, 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 ripetutamente ta, ta, ta. B, dipende che il colore. Ah, devi premere ripetutamente B. No, okay. Non lo devi tenere premuto. Infatti non c'è scritto, perché il ripetli lo diceva solo su A. Ok, vai. Gioco per capire il gioco. Infatti, vai. Vai, comunque nuovo. È fortissimo il computer. No, il computer vai, è molto forte. Ho capito il gioco, vai. Perché vedi, ripetli to change. Poi dice tap the button, lui dice tap the button, ripetli. Però vedi che lì lo preme tante volte. No, ok, vai. Perché io ho detto tap the button, la volo di preme una volta sola. Scrivete meglio le cose, Oddio, ha messo il turbo, maggio fortissimo. No, ho sbagliato il tasto, coglione. No, però ok, stavo per vincere addirittura. Sì. Maledetto computer rosso di merda. Vabbè. Il signor Tesla. Mi può prendere a lavorare per lui Elon Musk, se vuole. Quindi Francesco va a 600. Attenzione, c'ho già una media di 100 a Pokémon. Vai. Play a different game. Ligitung no. Ligitung lo saltiamo. No, rafforzatore, sì. Allora qua vi lanciano i sassi. Mm-hmm. E poco prima che vi colpiscono dovete premere rafforzatore. E distruggere cosa. Però non lo potete tenere sempre premuto, perché consumate la vita. Ok. Quindi, però lo devi tenere premuto quando ti arriva il... Sì, lo tieni premuto, e però lo devi meno lo tieni, meno vita ti si leva. Devi lasciare, vai, ho capito. Mazza, bello sto gioco. È figo. Concettuale. Vai. Io sono un capito. No. Perfetto. Devo capire. Questi sono bravi. Oh. Urte. Ah, proprio così. Guarda, magia, doppietta. Oddio, fortissimo. Ma è che c'è un delay di reazione del... Ma è la stessa cosa del Rattata. Cioè c'è un delay che io non... Sì, c'è un qualche microsecondo. Sì. Vabbè, ma la prima è di rodaggio. Vai, che l'ha vinta macchina. Vai. Devi guardare le ombre, vabbè, ovviamente. Ciao Gaussian. Attenzione, sono diventati molto più forti dall'ultima volta. Ah. Come non detto. Ho sbagliato. Sono stupido. Sono sbagliato io. Però state lì, Qua non vogliono correre rischi, stanno lì. Oddio! Possibile. Oddio! Uno pari? No, hai vinto. Ho capito, guarda l'ombra. Se ti arrivano quelle doppie è un problema, no, le vedi tutte e due. Se ti schiaccia la prima, poi le altre le schiacci. Quando arrivano quelle doppie, se ti schiaccia la prima, le hai prese tutte. È quello il problema. Sì. Grazie, guarda l'ombra, grazie. Tu addirittura è finita questa. Sono morti tutti. Tutti morti. Sei impallato? No, ok.
Quindi l'ultimo gioco. L'ultimo giochino. Questo è scava scava. Vai. Dig dig dig. Allora, questo qua con L1 R1 dovete premerlo il più velocemente possibile per scavare. Vai. Easy. Ma l'articolo perché non si vanno fa? Perché serve l'analogico sinistro e a lui non gli va l'analogico sinistro. Va bene. Che erano tra l'altro i più belli, secondo me, però. Fare... devi solo scavare. Alternativo? Alternando io? Sì. Penso di sì. Sì, sì. Vai. Ok, no, c'è, c'è, sì, sì, c'è, c'è, c'è un problema. Sì, sì, sì. Attenzione, attenzione, fermi tutti. Allora. No, questo so io. No, no, ma so io, a me che non mi funziona la magia lì. No, no, sì. Ho capito, ho capito. Allora, premi L1. Ok. Premi R1. Ok. Voglio... ok, ricominciamo. Ma non è che devo che è play again? Non è L2R2, no? No, no, è molto, li ho cambiati adesso, quindi vai. Scava, 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 scava. Ho vinto! Ma che cazzo? Una vittoria incredibile! Ah, Maggi, Madonna, Maggi, che hai fatto? Che ho fatto? Ho staccato un qualcosa. Madonna, grande hai staccato vittoria. Tutto il casino. Allora, grande poco vittoria! Okay. Allora, ci siamo. Che cosa ho fatto? Non ho capito. Hai, mi sei staccato il cavo qua, non lo so, hai fatto un disastro. Va bene, comunque ha vinto Francesco. Ma io mi sono bloccato, no, scusa. Non ci provare, era già finita. Ma già che cazzo dici? No, io non ho più schiacciato da quando si è spento tutto. Ma che... io non l'ho continuato a schiacciare. Appena fatto io l'ho lasciato. Se io non ho più schiacciato da quando si è spento, ma vuol dire è scam. Che vuol dire che ero già arrivato, no? Ma che cazzo c'entra? Io non come l'ho fatto. Come ho fatto a scavare? Ma avrei fatto una mossa più di me. Io mi sono fermato subito. No, basta che fai una mossa più anche me. Io. Ma questo è uno scam. Chiamalo scam, cioè, scusa. Allora, innanzitutto è colpa tua. Ma che c'entra? Ma io ma che responsabilità del macello che hai fatto? Ma mi sono fermato, cioè, scusa, è ma che esploso tutto, è spento il computer. Ho capito, ma mi sono fermato, cioè, ho detto "Oddio, che è successo?" Mi sono fermato. Allora, ho mollato il joystick. Sondaggio di un minuto, secondo voi va rifatta o no? Io non mi prendo la responsabilità di questa cosa. Vai, voglio vedere, sondaggio di un minuto. Sondaggio di un minuto. Totalmente imparziale, tra l'altro, quelli che hanno bettato. Ma allora, no, è vero, ma però no. ci sono anche le persone che non hanno bettato, quindi saranno l'ago della bilancia. Paul, cioè, c'è un moderatore? L'arbitro era girato. Ma non so, Piagnino, mi sono bloccato. Cioè, scusa, ma pure io. Non è che ho continuato a fare così mentre è tutto spento, eh? Cioè, nel senso, quando ho visto è spento. Ma tutto, basta che hai fatto un movimento di più, no? Ma che ragionamento è? Sei che bloccato. Era in vantaggio prima. Ma poi che ne sai? Magari potevo vincere io perché premo più veloce. Non ma è che non che ne sai, è che lo so perché lo vedo. Ma io ho smesso vuol di dire che ero già partito arrivato. Partito sondaggio. Vale questo round o no? Ecco. Meglio, era palesemente in vantaggio. Sì. Ma vedete come fai a saperlo, visto che non si vedevano. Stavate lì, senso. Lì, però... no, non c'è l'opzione in cui sceglie Livio, mi dispiace. Non me la collo, cazzi vostri. Eh sì, chi ha bettato me ha avuto Maggi per il meme, no? Ho sbagliato il voto. Lo puoi cambiare, me sa. Vediamo un po'. Cioè, evidentemente il mio Senshiro era addestrato meglio. Cioè, quando c'è stata la crisi, lui ha saputo comunque arrivare a meta. Attenzione, è in vantaggio il non vale, quindi andrebbe rifatto per la chat. Vabbè, la chat ha il pubblico è sovrano. Si rifà. Cerca di non toccare niente. Si è spento tutto. Ho toccato solo questo. Poi, tra l'altro, non si è spento tutto solo per noi, si è spento tutto anche per loro. Quindi, cioè, hai fatto danni anche a livello OBS. Una cosa importante è non premere il tasto centrale, quello del centrale del joystick. Del joystick. Questo è tutto un tasto. Vabbè, comunque, vai. Se risuccede, mi dispiace, però verrà convalidato. Vai.
sto giochino di merda. Maggi! Cazzo vai! Mi è sbaccato tutto di nuovo. Ho capito, non posso giocare a questo gioco allora io, perché è tutta una tecnica, panna veloce, dai, ho lo faccio capito, così. Però, dai, lo faccio in un modo diverso, non dai. Giocare così. Lo faccio in un modo diverso, dai. Cazzo, vabbè, no, questa io la do vinta a frate, lo dico. Vabbè. Questa è vabbè, la vinta perché ho vinta io, cioè. Vai. Vai. Ma non si può giocare così, inevitabilmente panna veloce tocchi la roba. Vai. Vai, vai, vai. No, non è da rifare. Una volta vai, giustificato, vai. Due volte no. Vabbè, ma questa non ho vinto, cioè no, quell'altra no, ho vinto. No, è aggiudicata quella di prima. Ma perché l'ha rifatto, ecco, cazzi suoi. Era inevitabile. Grande scavatore. Grande scavatore, Tengen Toppa. E quindi Francesco parte con 50 in più. Dai. Tosta questa, eh. Oh. Il re dello scudo. Sì. Allora faremo così. Dato che Maggi vuole la parità, allora puoi guardare su internet, ovviamente. Ma tanto guardo su internet pure, non è che mi ricordo a memoria. No, no, ok. Però una cosa, allora adesso che facciamo? Scegliamo un Pokémon a testa? No. Chi uno fa il team e l'altro se ne va a fanculo. Va bene. No. Vado via io, va via Maggi. Chi vuole iniziare? Maggi, fai tu. Vai. Okay, ma perché sono gli stessi, non ho capito. No, non sono gli stessi. Però se poi lui sceglie dopo, sceglie in base alla squadra che hai fatto tu. Ah. Capito? Quindi questo quanti ne devo scegliere? 6. Ma io ho capito, ma come funziona il gioco? Dopo dovrei fare uno scontro come Pokémon. Cioè i Pokémon c'hanno le mosse o devo c'hanno giocare le mosse. Ma non devo giocare io. No, c'hanno le mosse. È come se giocassi al Game Boy. Vai. Ok? Sì. E c'hai contro lui. Vai. Ok? Allora, Maggi, c'hai 600 denari. Quanto costa per minore, quanto costa per maggiore? Allora, ci sono... Mo ti dico. Comunque il minore costa 10... Mm-hmm. Però sono molto pochi quelli che costano 10. E il massimo, vabbè, mo te lo dico, te faccio vedere così. Devi scegliere A o B. A. Scheda A. Allora. Pum. Allora. No, il minore è 20. Scusa, mi sono sbagliato. Vanno da 20 a 40. Poi da devo prendere 5? 6. 6. Poi da 50 a 95, poi da 100 a 140, 130, 140, una cosa così, e il resto, il massimo è 220. Mm. Ok? Golbat, non Lapras, c'ha tante debolezze. Fammi vedere che debole Lapras. Ah, Lapras ovviamente è top tier, è top tier Lapras, perché comunque c'ha tanta vita, non è scarso. Dici Golbat. È Pokémon Stadium. E poi allora che gol mi devo segnare, aspetta. Non urlare il nome, ovviamente. Perfetto. Sì, no, sì, l'ho capito. Sì, comunque, effettivamente, quando devi fare la scelta finale, indicamelo. Vabbè. No, ok. Perfetto. Allora, togliamo i soldini. Voi ovviamente capirete chi ha preso dei soldini. Vabbè, l'avevate capito. Poi, scheda numero 2. Az. Questa scelta è molto importante. Golem mi credo di più. Allora è vero, però anche quel lui c'ha molta vita, eccetera. Cioè anche lui è considerato top tier
in Pokémon Stadium. Cavallo batta più. Cavallo pazzo? Ok. Ok, quindi 460. Ok. Cavallo pazzo rabbio. Poi ovviamente parliamo piano per non farci sentire. Prossimo. Zium. Questa è bella, eh. Questa è bella. Lo prendiamo? Aspetta, faccio i conti. Ah, ricordate che comunque anche Charizard c'ha abbastanza debolezze. Ricordate, sono d'accordo. No, aspetta, però tu fai i conti matematici in secondo. Sì, sì, no, c'hai tutto il tempo che vuoi, Maggi. 460 ne ho preso. Sì, ovviamente, ragazzi, se vedete meglio in chat lo banniamo. Vedo che c'è un 83 di media comunque. Il Cucchiani mi dà un 83 di media, non male, perché Charizard il fuoco ho preso il cavallo prima, posso via un altro fuoco. Troppi fuochi. Il Cucchiani. Prendo il Cucchiani. Prendiamo il Cucchiani, ok. Quindi vai a 250. Poi correggetemi ovviamente se sbaglio. Di media. Un 83 di media. Ok. Prossimo. No, terzo ultimo. Calcola, non c'è mio, eh. Sì, però poi vado corto, eh. 150. Come funziona di vincere tanti scontri? Tutti. Però su 6 se finisce del pari. No, l'ultimo che rimane in piedi. È come Pokémon. Non c'è il pareggio in Pokémon. No. Questo è più mio turno. No, il mio turno lo puoi prendere. Perché? Ma appena devi prendere altri due. E quanto è il minimo? Ma sono pochi quelli. Cioè. Il minimo è 20. Ma il minimo? Uno più 20, cioè 220. Vabbè, non so. No, perché sarebbe 260. Ah, 260 è vero, no, se può. Ah, beh, giù a 5. Dai, su. No, ma che Mewtwo giochi uno, no. Porco. Un Pokémon lotta. La scimmia. 70. Dai, ci fa cagare, ma un elettro mi serve però. Non c'ho elettro in questa squadra. Potrebbe essere buono. No, ma che non posso prenderlo mio tuo. Sì, con quei 50 punti in più avrebbero fatto comodo, sì. Il topo ti risolve acqua e volante. Andrai nell'immensità, laggiù incontro al Raichu, dici. O se no c'è anche Arbok. C'è anche Arbok basso. Aspetta, il porco. Sì, mi ricordo l'episodio, però effettivamente. mi ricordo l'episodio. Sento, vado a 150 diviso 2. Ma no, non le posso prendere Mewtwo. Non lo posso proprio prendere fisicamente. Non è che non voglio. Non posso. No, dicono che giochi con un po' in meno, ma c'è Mewtwo. Vabbè. No, dai. Una sua debolezza, ma efficace contro acqua e violante. Esatto, poi in realtà c'hai già la Kazam per psico. Quindi effettivamente prendo l'elettro. Ok. Quindi Raichu. Ok, penultimo. Vai. Io quasi pierei. Troverei Venusaur. Però devi sculare. E dovrei sculare. Che sono 80 per un altro fuoco. Uccello. Un volante. Ma ce l'ho già volante.
No, fuoco ce l'ho, c'ho il cavallo. Grazie, Frick. Cavallo è fuoco. Io ti consiglierei Firo e vedi cosa ti capita dopo. Però Venusaur è buono. Io non mi ricordo in realtà che cosa capita dopo. Cioè. O se no, Venusaur è sculo. Però te, cioè, ti rischi di stare comunque con un Pokémon in meno. A sto punto ti prendevi Mewtwo, scusa. Raga, ma non è detto che il prossimo costi 30, eh? Non prende l'uccello. Perché dopo un secondo fascio non lo prendi. So poi, allora, la maggior parte sono 35-40, io ve lo dico. Sono pochi quelli. Venusaur ha 5 debolezze. Ok, questo non lo sapevo. Ok, dovevi prendere 80, però è doppio fuoco. Dai, vabbè, la prendo il 35. Ok. Pure io avrei fatto così. Ma ce l'ho già il fuoco, ce l'ho già il cavallo di fuoco. Ultima scheda. Vai. Hai visto? La prendo in lotta. Lotta acqua. Ora c'è il 30. No, è 35. 35. Se avessi preso, non ce l'avevo. Non ce l'aveva. Non ce l'aveva. Vabbè, dai. Prendo il 100, perché devo fare? Ci sta, dai. Ok. Ok, segnateli. Francesco? Francesco? Vabbè, vallo a chiamare. Ok. Allora. Allora, tiro fuori il cellulare. Tiro fuori il cellulare. Quante opzioni ci sono di ogni cosa? 4. Mo ti dico io da quanto a quanto vanno. E prima, su tutta prima cosa? Tutta la prima generazione. Non c'è la seconda. Che cosa? Vado? Vai. Ok, prima scheda. Vabbè, ma in realtà, Maggi, te puoi restare, tanto l'hai già fatta la squadra. Oh, bello. Maggi! Allora, nuova Porronia. Maggi, puoi restare, tanto tu l'hai già fatta la squadra. Gengar e Gengar. Ma che te frega? Non cambia niente. Gengar, ovviamente. Tanto dopo gli diciamo quello allora, che cosa Golduck. Ah, quindi lo sai quello che prendo. Sì, no, nel momento della scelta lui non deve sapere quello che hai preso tu. Golduck. Puoi imparare mossa di ghiaccio? Vado da Sergio. Perché devi andare da Sergio? No. Rimani qua. Golduck. Ma a che livello sono i Pokémon? 50. Ok. Giusto, eh. Anche tu. Il Gengherone. Lo volevi te, Gengar? Gengar che spettro. Sì. Ah, c'ha confusione. Ah, io non so questo gioco se mette cose casuali. Non lo so, eh. Cioè, non so che mosse sceglie il gioco, questo non te lo so dire. Sì, sì. No, no, sì, giocate sì, voi. Sì, sì. Ah, gioco io. Giocate voi. E Weezing in realtà ha un buon BST. Le mosse in questo gioco sono totalmente a caso. Vabbè. Come sono totalmente a caso? Non rispettano per niente il Game Boy o la logica. Ah, allora è inutile che sto qui a farmi... farmi troppo vita. Allora, allora Golduck mi piace, però i Pokémon d'acqua sono molto comuni in prima gen. Il fatto è che veleno è un tipo un po' de merda. Gengar
Gengar è allettante. Gengar è allettante. Per soltanto da spettro possibile. È strano. Fatto male sto coso. Che tensione. Già alla selezione dei personaggi, ragazzi. Si prospetta una sfida scoppiettante. No, è veleno lui. È veleno spettro. Sì. È veleno spettro. Calcola che alcuni tipi però, cioè alcuni Pokémon hanno cambiato tipo nel tempo, mi sembra. Ah, dici che all'inizio magari erano... All'inizio io non so effettivamente, cioè mi sembra che tipo Charizard, no, qualcuno l'hanno cambiato dopo. O no? Ditemi se sto di una cazzata. Folletto. Tipo Magnemite non è acciaio, è vero. Magnemite è solo elettro. E... Vabbè, dai, prendo... Prendo Golduck. Prende Golduck, non si vuole sbilanciare. Magari gli danno geloraggio. Non si vuole sbilanciare. E rimane ancora un po' sopra la media del 100. Poi, prossimo. Vai. Insomma, ecco, Beedrill, Mach, Electabuzz e Articuno. Vedi, Articulo? Articulo. Articulo è grosso. Allora, qua la cosa. Allora, Electabuzz. Cioè, Mach c'ha più BST di Electabuzz. Quindi... Allora, io ho seguito la tier list del gioco. Vabbè, certo, io... Quindi non, non lo so. È già il secondo veleno che mi esce. O magari non mi escono più veleno. Articulo... Figo. È a un prezzo scontato. Non lo so. Allora, il fatto è che sia Ectabuzz che Articuno che Mach sono Pokémon abbastanza solidi in teoria, perché cioè, Electabuzz ha solo una debolezza. E non è neanche così facile che Maggi abbia preso un Pokémon che abbia super efficacia su Electabuzz. Cioè, in generale un Pokémon elettro è forte, però i Pokémon elettro forti di questa generazione c'è Raichu, Zapdos. Però Zapdos pure volante. E Jolteon. C'è Jolteon. E coso? E la palla. Electrode. C'è pure Magneton, è vero. Magneton, l'abbiamo detto. Non prima, lo so, sì. Tra Mach e Electabuzz. Perché vorrei prenderne 6. Cioè, perché se prendo uno così che costa troppo, poi devo prendere dei pipponi. Non mi piacciono i pipponi. Nessuno piacciono i pipponi. Nessuno piacciono i pipponi. Un attimo, vedere su cosa è super efficace. Meglia, la inforniamo sta pizza. Veleno su cosa è super efficace. Veleno. Su Psico e su Terra. Oddio, Psico potrebbe averlo preso un Pokémon Psico Maggi. Terra più difficile. E... se no c'è Beedrill. Anche Beedrill è veleno, no? Che B
vedi il veleno. No, è fatta male? È fatta male la cosa, perfetto. Cosa sto guardando? Ah no, 2x contro Erba. Ah no, 2x contro Erba e basta. Ah no, ho sbagliato io a leggere la riga. 2x solo contro Erba. Che merda, dai, no, la prende Electabuzz. Electabuzz. Quindi va a 455. Allora, 455. Bene, prossima scheda, terzo Pokémon. Questa è una scheda tosta. Allora, è Obi-Wan. Obi-Wan. È difficile missarlo, Obi-Wan. Ti mancano altri tre Pokémon dopo questo, vabbè. Però buio non ci dà. La lotta non è un granché, cioè il controllo è normale. Mannaggia, prendo Snorlax, raga. Rimango con pochissimo. Rimango con 240 e devo prendere 3 Pokémon. Sì. Allora, calcola che l'ultimo slot va dai 20 ai 40, però sono molti 35-40. Allora, Kabutops non mi piace perché c'ha 4 per. Machamp in realtà non è male. Lotta è forte contro normale, se lui ha preso i Pokémon normali è forte, se no no. Che poi... Oddio. Ghiaccio, non avrà mai un palo di ghiaccio. Ghiaccio è difficile. Ma buio non c'è la prima gen. Capito, però cioè ghiaccio è difficile, roccia pure secondo me. Ti consiglio già di segnarti quello che sta prendendo. Aspetta, devo fare una cosa importante di domani. Però avere Machamp contro il maestro sarebbe figo. Cioè, non lo so, perché Obi-Wan è nel cuore, ovviamente. Obi-Wan è nel cuore. Machamp contro il maestro. Potrebbe rifiutarsi di attaccarlo al maestro Machamp. Chi lo sa, chi lo sa. Lo so, Fede, è molto bella. Ma sta su YouTube, però. Allora lui ha preso Infatti è che Maggi sicuramente ha preso un Pokémon lotta, quindi comunque sia ci avrebbe qualcuno super efficace con Snorlax. Chi hai preso? Ho preso Electabuzz e Golduck. Machamp, dai, prendo Machamp. Prende Machamp. Peccato per Obi-Wan. È sbroccato. Veramente sbroccato. Allora, prossimo Pam. Oh, bella merda. Scyther. Oh, Mastar. E il toro è forte. Ma i Pokémon normali in generale sono molto forti. C'hanno, immagino, poche debolezze. Sì, c'hanno una debolezza, lotta tipo. Però sono super efficaci contro niente. Esatto. Però tankano parecchio. Allora qua, cioè qua secondo me va preso Scyther. Cioè nel senso, allora Raga, Scyther è considerato Omastar c'ha le 4 per. Aerodactyl c'ha le 4 per. Prendo Tauros a 200. Cioè è considerato molto forte. Ma forse 200. Per le mosse anche che c'hanno. No, ma sicuramente. Pure Scyther c'ha la 4 per. No, questo è Dio. Perché non è solo coleottero, Scyther. Che è? Coleottero volante, Scyther. Forse sì.
Aerodactyl non ha la 4 per. Ma come no? Ma non ha la 4 per Aerodactyl. Attenzione. Roccia 4 per, dicono su Sider. Non ha la 4 per Aerodactyl. Yes. Scusa. Che tipo è Aerodactyl? Roccia volante. Effettivamente roccia volante non è detto che abbia, cioè, cos'è che gli fa 4 per? Niente. No, infatti non prende, non prende Tauros, è una merda, sono d'accordo. Ghiaccia, dai, vediamo Aerodactyl, dai. Aerodactyl. Aerodactyl. Aerodactyl, c'ho pure la carta promo di quando facevo le palestre alla giraffa di Aerodactyl. Portala a gradare. Poi penultimo. Lo sapevo. Secondo uccellaccio leggendario. Lo sapevo. Qua tutti acqua sono. Mortacci loro. Qua tutti acqua tranne Moltres. Era quello che non volevo. Gyarados è già volante anche nella prima? Mi sa di no. O è solo acqua? Mi sa che è solo acqua. Grazie Sghiscio. Bella Sghiscio. Che merda, raga. Ah, Gyarados c'ha la 4 per adesso. Io non so... Prima, no, secondo me non è. L'aveva già la 4 per. Secondo me prima non era volante. Non lo so, eh. Allora, il fatto è questo: se io prendo Moltres, se io prendo Moltres, vado a 75. 75. Non è detto che riesca a prendere un terza fascia. Se io prendo Gyarados, vado a 135, prenderò un seconda fascia che però potrei anche perdere un po' di punticini. Gli altri secondo me non sono prendibili, cioè. Perché c'ho già Golduck, c'ha senso prendere Seeking. Quindi è che per le mosse mi converrebbe prendere un fuoco, perché acqua già ce l'ho. Acqua già ce l'ho. Dai, prendo Moltres. Moltres. Prendo Moltres. Quindi vai a 75. 75. Speriamo di prendere un terza fascia. 75. Zoom. C'era pure l'Arcadendo. Hitmonlee contro il maestro. L'altro Moltres, quello di prima di Moltres, chi era? E quello prima di Moltres era Aerodactyl. Allora adesso bella detto. E niente, Hitmonlee, dai. Adesso facciamo un giochino nel giochino. Francesco, per sport, ti faccio vedere le schede di immagini, mi devi dire secondo te quale ha preso. Ah, ok, però vabbè. C'avevo meno di lui. Sì, c'aveva 600. C'aveva 600. Allora, qui secondo me ha preso... Chi è questo? Oh. Dura questa. Golbat. Ha preso Golbat. Poi qua. Qua ha preso Rapidash. Ha preso Rapidash. Poi yeah.
Hai preso gli Arizard, no, cosa? Ah, hai preso, no, la preso Cucchiani ha preso. Ah, ok, no, no, vabbè, no, pensavo prendesse Charizard in un momento de cose, invece no, va bene, ci sta, no, il Cucchiani. Ci sta Cucchiani, poi? Ci sta il Cucchiani. Quindi 2,10, 2,60, 3,50, aveva 2,50 rimasti e doveva prendere ancora 3. Sì. E a lui il porco di merda lo odia però, quindi ha preso Arbok. No. Preso, no. Raichu. Ah, hai preso Raichu? Ah, non hai fatto economia. No, il Mewtwo non lo potevi prendere, certo. No. Ok, quindi Mewtwo, hai preso Raichu? Mewtwo era il più forte, prendibile. Raichu. Il secondo era Snorlax. Sono rimasti pochissimi soldi qua. Quindi poi qua ha preso il piccione. Qua ha preso il piccione. Ha preso il piccione per forza. Poi e qua non ho contato quanto era rimasto. No, ha preso, ma il secondo. Ha preso il secondo a da destra. Questo. Ah, c'avevi 100. Poliwart. Vabbè, un bel team, in realtà. Sì. Bene, allora adesso vi devo spiegare un paio di cose. Dammi un foglio che mi scrivi tu. Ah, vi devo spiegare un paio di cose. Bene, dammi la metà della. Sì. Quello che dovrete fare, ok? Praticamente inizialmente voi dovete premere R1. Fate combatti, poi R1 e vi mette le mosse a schermo. Ci avranno delle freccette, le mosse, tipo per pistolacqua, su, destra, giù, ok? Ed è la levetta destra. Ah, bisogna fare con la levetta destra. Sì, quindi sopra, destra, giù, ok? Allora, quindi, allora, io c'ho... Aspetta, io non so che cazzo fanno sti coglioni. Goldak. Intanto io controllo che qua sia tutto a posto. Tu c'hai Goldak. Rapidash. Malagazza. Raichu. Tiro. E poi Electabuzz. Ok, ok, dovrebbe essere tutto a posto. Poi se ci sono problemi lo vediamo. Moltres. Allora, io c'avevo Golbat, Electabuzz, Moltres, Hitmonlee, Machamp, cioè. Doppio fai. Doppio PR. E ok. Allora, perché non va a mortacci sua? Ah, beh, giusto. Sono un bel coglione. Allora, ah, si è spento. Perché non va adesso il 2, mortacci sua? Mm.
preso manco uno, cioè un lotto. Ok, tu devi selezionare i tuoi. Allora. Ah, li devo mettere in ordine, no? Sì, aspetta, esci o girati. Me vale. No, ti devi solo girare un attimo. Ma in ordine, se, cioè, nel senso, metto il primo, poi dopo scelgo io, no? Certo, però tu intanto metti in ordine. Quindi metto il primo. Scusa. Eh no, sono in ordine di Pokédex. Eccolo, sinistra. Yes. Ok. Poi. La tensione è palpabile qui. Mi sa di sì quando ci clicchi sopra. Electabuzz. So se... Vabbè, tanto, tanto posso mettere. Sì, mani, sì, no? Sì, sì. C'ha detto? Poi Gyarados c'hai? No. No. Allora, ti... Ma non c'è nessuna mossa di... Non c'è nessuna mossa di luce. Non è... Non è Ira di Drago. Dragon Rage? È Ira di Drago, Dragon Rage. Ah no, sì, 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 sì. Vabbè, intanto mettilo. No, non credo, Michael. Ah, Moltres era sotto. Questo già c'ha più senso. Vabbè, no, questo è come dovrebbe essere. Purtroppo, aggiungere. E... Moltres sta sotto. Sotto, 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 alla fine. Eccolo. Ok, poi? Chi mi è rimasto? La Golduck. Sotto, sopra. Ecco. Vai, yes. Ok. Maggi. Maggi. Vabbè, tu puoi rimanere. Sì, tutto sì, cazzo. Maggi.
Vai, scegli il tuo Pokémon. No, no, c'è Mewtwo. L'ho visto. Oggi è uscita la serie di Fallout, lo so. Allora, vai. Tanto l'importante è il primo, poi gli altri li puoi cambiare come ti pare. Durante la partita puoi mettere quello che vuoi. Ah, quindi io solo sceglie il primo. Sì, poi gli altri. Ah, vabbè, allora ok. Ma quando uno muore, ti dice quale vuoi mettere. E l'altro pure può cambiare oppure no? Non mi ricordo. Mamma mia, ma mi aspetto una partita incredibile. Tutta questa attenzione ai dettagli che ci state mettendo. Veramente sembra che state preparando Real Madrid-Barcellona. Ma già un via mia poco. Faccio finta adesso, non che ne sa. Entra direttamente il Pokémon successivo, dice Foci. Ma lo puoi cambiare e perdi una mossa? No, nel senso che tu non puoi. No, non è vero, a me lo faceva cambiare. Lo puoi scegliere, no? Penso che entra direttamente. Che l'avversario non può cambiare quando muore. Quello penso intendere. Okay. Sì, Jazz. Però ricordate, per scegli Pokémon dovete usare questa. Vabbè, mo fai. O A e B. Che sono questi due, eh. Mamma mia, sembra di stare alla Lega Pokémon. La finale mondiale. Dai, boh, penso che cominci così. Vai, scegli. Vuoi te li metto io? Sì. O io comincio con... Che bello che è sto joystick da tenere in mano, è bellissimo. Oh, lui non c'ha Pokémon di tipo terra, Raichu è... È merda solo a terra, vai con Raichu. Raichu. Purtroppo è un problema questa cosa. Vediti, non so se ti serve le mosse, vabbè, ok. Che cazzo ne poi... serve le mosse? Ah, li devo già scegliere, ma ha detto no, no, gli altri, no, gli altri quelli... Allora, mettiti a cazzo, mettiti dimmi, cavallo, so. Cavallo pazzo. Ah, c'hai Firo. Firo, cavallo pazzo. Cavallo pazzo, ok. Rapidash. E Alakazam. Golbat e Poliwrath. Aspetta. Sta prima? Golbat e Poliwrath. Alakazam e Golbat. No. Non sono perso. Dove sta? Sta così in basso. Ragazzi, io che non l'ho visto. No, so io che non l'ho visto. L'hai saltato due volte, è incredibile. Golbat, Golbat. Che mi ricordo che sta abbastanza... Eccolo. Ok, no, lo posso no, dire. No, sono d'accordo, è impossibile da vedere. È impossibile. Come cazzo lo devo dire? Bam, è partita, ragazzi! È partita finalmente, si vede giocare. Ah no, è questo l'ordine. Vabbè, rimettete quello che avete messo.
così vedete anche i tasti come si fanno. Che vuol dire? Non ho capito. Rimettiamo l'ordine che abbiamo messo. Tutto sto tempo sprecato. Quindi, vabbè, vai, rimettete l'ordine che avete messo prima. Allora, cioè, devo muovere. Il primo, quindi B. No, devi premere il tasto. No, devi schiacciare prima B. Poi B sarebbe questo. Sì. No, no, l'altro. No, B, immagino, è questo qua. Ok. E poi mettili poi tutti, dai. Questo. Vabbè, quindi li metto a cazzo. Sì, quindi mettili tutti. Vedi, io te l'ho spiegato tre volte. È l'analogico sinistro. Che cazzo manca? Non lo so. Cioè, okay, ho tenuto a pronti spiegarlo tre volte. Ma che devo fare? Ok, premi ok. Mo lo vedi. Oh, si inizia finalmente. The champions of tomorrow have begun their super hot battle. Ma come si menano? Come Final Fantasy X? Lo vedi. Devi scegliere la mossa, vai. Ah, la Final Fantasy X. Ah, premi battle se vuoi picchiare. Se vuoi cambiare Pokémon, se no prendi B. Premi B. E premi il tasto di R. Tienilo premuto. R1? Esatto, ah, e ti dice Maggi, tu sei ancora all'inizio, cioè tu devi ancora premere battle. Ok. Questo ti dice la mossa e devi premere l'analogico nella direzione che vuoi, capito? E ti fa la mossa. Così non scusami, vi potete non quello vi potete sotto sbirciare. Quanto costa? No, quanti ne hai? Quanti ne hai? Hai 20 utilizzi, 10 ma utilizzi. Ma nel gioco dei Pokémon non funziona che tipo tu c'hai una mossa che c'ha toglie di più, toglie di meno. Sì. E dove sta scritto? Magic, per quello che ti dicevo che non so, no, ma non so neanche se è uguale al gioco. Beh, va da cazzo io allora. Vabbè, dai, posso. Tocca a me. Beh, allora, delle tue sicuramente quella è la più a tuono, però non è 100% di precisione. Vabbè, se dai, vado vado un po' a cazzo, dai, su. Ma no, vabbè, ti ricordi più o meno. Ma c'ho mai giocato in vita mia. Dai, va bene così. Comunque così ti dice il tipo vicino, Vedi, elettrico. Sì, ho capito che dice il tipo, però non mi ricordo quanto toglie, se toglie poco, toglie meno. Flash non fa danni. Ah, Flash non fa danni. Questo è Thunder Wave non fa danni. Thunder Wave non fa danni. Allora, Flash però lo paralizza. Allora, Flash Thunder mi diminuisce la precisione. Thunder Wave mi paralizza. Mega calcio mi fa danni fisici e fulmine mi fa danni speciali. Ma scusami, ma quindi devi conoscere tutte le mosse? Ma io quello ti dicevo che era meglio se sceglivi la squadra dopo, perché almeno c'hai un piccolo vantaggio. Più facile. Schiva. Schiva. No, oh, ammazza, seccato in un colpo. Ermaggione, così è istrionico. Vabbè. Però adesso tu puoi scegliere chi mettere. E io eventualmente posso decidere se cambiarlo. No, adesso no. Quindi io per forza sta con lui. Puoi cambiarlo dopo. Morto con un colpo. R. Così. Esatto, e adesso scegli chi mettere. Disastro. Non ce l'hai terra. Grazie a cazzo, per quello ho messo Raichu. Stronzo. Fottiti. Attaccato al cazzo, coglione. Ma tanto se non mi fanno attaccare è inutile se c'ho te. Questo può essere pure di terra, Morto col colpo, cioè. Non è che chi sei tu? Machamp. Grande Machamp. Pa-pa-pa-pam! 166 punti di vita, spero che allora resiste. Come si faceva così? È andato tanto bene prima. Replay. Per entrare alla Kazam. Non mi dia la Kazam. Dove cazzo ce l'ho la Kazam? La Kazam è debole a spettro. Chi inizia? Sempre Raichu. Con quella codina. T'ha paralizzato però. Ma pure paralizzato. Però no, va. Pam! Tocca a me? Incazzatissimo questo Raichu. Maggi si mette bene la partita. Non c'è senso. Attenzione, vuole provare la giocata. No, ma non c'è senso. Comunque, raga, vi dovete vedere il doppiaggio di questo gioco in italiano. I nomi come li dice.
Mamma mia, bellissimo. Vediamo che lui issued an order. Lo misserai un tuono. Un cecchino. Madonna, dai, c'è un minchiottino. Che cazzo. Sto sorcio di merda. Bravo sorcio. There's a difference in the number of reserved Pokémon. Siamo d'accordo, cioè palesemente una differenza. Qua Obi-Wan era utile. Sarebbe stato molto utile Obi-Wan. Devo premere io? No, ok. Secondo me c'è una scelta e devi fare a sto punto, altrimenti non ne esci più. E che è velocissimo questo coso. Sì, Clever, stavo pensando la stessa cosa. The trainer hasn't issued an order. Ma se tu a uno di tuono gli spari il fulmine, gli ridà la vita? No. No. What's the matter, trainer? No, appunto, ho pentito, cioè. Combatants face each other. Oh, it's Electabuzz! Ma questo crea problemi futuri. Questo è Electro. Questa base non doveva entrare adesso. Lui è debole a terra. Come te. Ma i fulmini fanno danno a questi qua, no? Sì, di poco. Meno. Ok, allora io quindi devo fare così. Così. They're staring each other down. Io le posso dire le statistiche in qualche modo? No, mi sa che te l'ha fatto vedere all'inizio, quando selezionavi. What's the matter, trainer? Now. Inizia. Sono più veloce, è incredibile. Morto. Un pam! Un pugno nel culo gli ho fatto, un cazzo, dai. Non muore mai questo cazzo. Vai, sorcio. Direi in carcio. Anche tu mi dai un pugno. Beh sì, che cazzo. No, lui ti dà un calcio. Ma che fa sto gnomo. Dai, sorcio. Ma che cazzo è? Costava di più. 5 di più. Ho ammazzato 3 Pokémon. E mo me muore il sorcio, però. Pure ora. Direi che sì. Cioè, direi che ha giocato bene comunque. Magico. Vabbè. Ma scusa, io posso cambiare. Ma se io cambio puoi il Pokémon, puoi cambiare. Cioè, mi vale come mossa. Sì. Questo è brutto. No, però è mo memore morsurcio. Vabbè, doveva morire prima o poi. Ne ha fatti fuori 2.5, direi che non era una abbastanza bene. Non sapevo che perdevo. Devo sperare che sia uno più veloce. What's the matter, trainer? Te lo sta a chiedere, che succede? Ragazzi, come si cambia? Pokémon B. Che è questo? Sì. Poi che devo premere? Quello che premi di solito. Sì. Ah, ok, ho capito. Comunque è fatto bene perché, non, cioè, a parte questa cosa, non ti fa vedere che cosa fa l'avversario, perché è tutto segreto, non c'è la selezione visibile, è fatto bene. The trainer hasn't issued an order. What's the matter, trainer? Sembra incazzato questo tizio. Sì. No, sbagliato il pulsante. È un pulsante che non esiste. Vecchio, io non so come abbia fatto a fare la top 10 videogiochi questo tizio. Però ho capito perché li finiva tuo fratello. Cavallo pazzo. Cavallo pazzo non è debole a Roa a coso, come si chiama? Fulmine. Però lui ti fa psichico. Critical hit! Okay. Però gli ha levato comunque poco. Allora. A me? Allora. Tra tutte e due. Così? Questo è stato un critico. Le mosse sono... Sono quelle. No, sono tutte e quattro mosse. No, una non è una mossa, una è... Sì. No, no, te lo meriti. Vabbè, sciallo, dai. Te lo meriti. Vabbè,
Deve essere più veloce. Sì. Sì, dai, ammazzalo. Pam! Padapam! Dammi, non fai un cazzo di danno! Grosso, eh? Ma questo c'ha soltanto mosse fisiche, non fa danni fisici. Ho sbagliato tasto. Ah, ma no, questa è una mossa? Sì, sì, è una mossa. Ah, ok. Volevo fare quell'altra, quella su, volevo fare, ho sbagliato. E che gli ho fatto? Un cazzo? Fatto turbo fuoco. Beh, no, adesso mi fa danni tipo ogni turno questa cosa. No, ho sbagliato tasto, raga, mi spiace, scusate. Vabbè, questo... ho sbagliato tasto. E vai, gioca. Raga, e poi i tasti sbaglio, mi piace, mi spiace. Questo è morto. Ma non li devi lasciare tutti in vita. Ma li puoi è anche giusto, sacrificare. Maggi ci aspetta, tiene se Pokémon. Aspetta, fammi vedere una cosa. Maggi ci tiene se Pokémon. Non gli da retta, Maggi. Ma lui non c'ha debolezze a fuoco. Sì, dai, a sbagliato tasto, mi spiace allora, così. Sì. Per lui aver sbagliato tasto. Vabbè, sì, è importante che sono gli menavo. No, perché va davanti a lui? Ah, ok, dai, attacco continuo. E mo lo schioppo. Prendi danni di turno? Sì. C'ha le animazioni prima. Lo fa prima. Che cazzo? Un che po' cazzo strano, è sì. Che è successo? Non lo so. La rifamo. Che cazzo significa questa cosa? The combatants face each other. The attack. Che cazzo è? Non lo so. Però se lo schioppo così. Ma che sta succedendo? È la stessa mossa? The intense battle continues. È il turbo fuoco che ti intrappola. Ah, intrappolato al turbo fuoco. Oh, e finché è intrappolato? Continua a menaglie. Che te devo dire? Si è liberato? Scam, incredibile. Ma non lo so, non me lo dice neanche. Neanche a dire, no, se ecco, mi dice se... No, niente. Niente, raga, perderò la così. Strategia. Ma vai a cagare. In prima gen funziona così, dicono. Both combatants are exhausted. Niente, no, morirò come un cane questa, no? Ma non puoi cambiarlo? No, in teoria quando, su queste mosse non te lo fa cambiare poi. Ah, alleluia! è uscito! Alleluia, vai a cagare, porco due, ma che è? Oh. Vabbè, però cazzo l'ho quasi schiantato. Perché merda. Hai fatto un partitore? Hai sbagliato la schiaccia a tasto, hai fatto 800 danni. Giusto così. What will the next Pokémon be? Vai. Che no, no, lui. Io. Check, sì. Lui. Ah no, tu, e check, check, sì. Ah, ok. Sì, sì. L'hai premuto bene? Ok. Chi entra? Il Cucchiani! Il Cucchiani, attenzione! Attenzione perché Cucchiani spera di essere più veloce oggi. Lui non è debole a... Lui non è debole a Electro. Peccato che io ho psichico con l'Electopos. E allora, così, così. So che cazzo fanno queste mosse. Se è più veloce ammazza. Boom! Electrode era più veloce di Ragazzi. Chi cazzo c'è Electrode? Nessuno c'è Electrode. Dove cazzo hai cagato no, fuori? Dicono chi era chi in potenza. Ah. Chi si mette contro Cucchiani? So giocare, io vado un po' a caso, quindi no, scusate. Beh, però la sta tattica sta andando bene. Molto. È fuoco volante. Questo è debole a roccia per 4, ad acqua e elettro. Proviamoci, dai.
each other down. Attenzione, il maestro sicuro sulla mossa. Critical hit. Critical hit, va bene. No, no, grazie al cazzo che va bene. Ci manca, non va bene. Critta quello pure te. Critta lo pure te. Ammazza Arcucchiani. Ammazza Arcucchiani. Però attenzione. Però attenzione, perché il suo era un critico, Quindi i combattants faced each other. Se fai due critici magi porco due ti levo la sedia. No. In cantina, in cantina lo Cucchiani. Prenderà? In cantina Cucchiani. Oh! Non ce la posso credere. Mi sa che ti ammazza preciso perché c'hai 84 HP. Non ce la posso credere. C'hai 84 HP, ti leva 42? No, va, non è fisso il danno che fa Psybeam. They're staring each other down. La partita sembrava riaperta e invece grande maestro, come se fosse merito del maestro. Non sei cavallo pazzo rabbio. Cioè lui ha crittato, io ho missato. Ma io che devo premere? Io premo. Ah, no, non devo. Ah, niente, ok. Spero che lui mi faccia meno dei 42 danni. Maestro roccioso sulle mosse. Pure il pollo è andato a fare. È rimasto. Troppo forte. Aereo Dattil, roccia volante. E Hitmonlee lotta. Ottimo. Segno. Vai. Ready? No, scusate. Ah, io devo premere. Che devo fare? No, no, okay. Lui. Tu è ancora vivo. No, prima ho sbagliato a premere tasto. Non vorrei fare tutto sulle spalle di Aerodactyl e Golbat. E Golduck. Golduck. Oh, Aerodactyl. Aerodactyl, acqua, roccia elettrica. Devo dire, re della festa, Hitmonlee. Che è uscito con un colpo. qua devi sperare di essere più veloce. Molto veloce. Invece sì, ok. Vola sopra, attenzione. Ma lo missa. Non mi ha preso? Ah, dai. Io invece glielo sparo nel culo. Ah, no. Oddio, per un attimo ho pensato. No, non puoi colpire. No, però per un attimo, dato che l'animazione. Ah, non puoi colpire quando stai in volo? No. Nessuno può colpirlo quando sta in volo. Vabbè, mo scendo. No. Cioè, questo turno mi colpisci. Il turno in cui io volo non mi colpisci. Questo turno io scendo, ti faccio i danni. Se non ti ammazzo, tu mi fai danni. Esatto. Vabbè, dai. E facciamo 62 verso il moro. Allora, questo qua. The trainer hasn't issued an order. Questo è un attimo. Vabbè, non così. Allora. What's the matter, trainer? Non così. Uccidilo, Aerodactyl, uccidilo. 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 Uccidilo! Cucchiani! Buona partita anche del Cucchiani, comunque. Non lo so, ha ammazzato Moltres. There's a difference in the number of preserved Pokémon. Qui c'è ancora 4. Però Raichu è mezzo morto, però è veloce Raichu. Tu pensi di essere più veloce di... Secondo me... Di Aerodactyl. Secondo me non l'ha pensato. No, non è più veloce. No, non lo so. Non cazzo, non lo so neanche io, però a me mi sembra velocissimo questo. Oh, io ci provo, che ne so, poi va bene. Più veloce. Più veloce Aerodactyl. You can see me, madonna, il John Cena dei Pokémon. La prova a riprendere. Un Pokémon di distanza. What will the next Pokémon be? Faccio come coso, come Bojack. Check. Al Fantateam. Sì, batte tutti da solo. Qua la scelta era uno, bravo.
Cioè sei scemo. Bravo. È debole acqua. Giusto, giusto. No, è debole acqua. Scusa, eh. No, no, è giusto, ci sta. La previsione. È proprio Maggi, sei proprio te. Sì, 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 è proprio Maggi. Poi ritratto è Maggi, raga. Il physique du role è quello. Il problema è che non so se non, cioè non lo ammazzo e lui dopo mi tira una bordata clamorosa. Sì. No, Counter è veramente stupida come idea. Ah, non lo so, oddio. No, no, è vero. Qua, qua Counter se they're staring each other down. Counter, cioè non lo so, se non so, dipende quanti danni gli faccio. Non so quanti danni fa idropompa super efficace sul Redactyl. Oh, Counter, io ho detto questo è debole, se vado più veloce. Si è funzionato bene. Penso sì. Se moro sti cazzo. Ma non credo. È super efficace, eh? Però sei grosso. Morso, scendi, scendi, no, ma mo quindi se lo pio con idropompa. Sì, e mo sì, mi sì. Prendi, sì. Ah, cioè può fallire il bomba, può fallire. Ma non fallisce, non fallisce. Un cazzo. È più senti un idropompa in bocca, porco due. Gliel'ho sparato tutto l'idropompa, Cristo Dio. Beh, cazzo, idropompa. Una delle mie armi preferite, idropompa. Va bene. I suoi sono shottani miei, comunque sia. Cioè, questa cosa strana che non. A lui uno gli è rimasto. A me uno me ne è rimasto. Goldak. Il migliore. Goldak. Questa è acqua. Questa è acqua, sì. Allora. Questi che cazzo fanno ste mosse? Vabbè, dai, la spara a caso. Cosa cazzo? Ma ha perso. Se poi l'ha fatto a morire da Rodactyl. Ah, non lo ammazzo mai. Cioè devo sperare che lo congelo. Critica lit però. Congelo? Non... No. Sottomettilo! Ancora aperta! Attenzione! Il Goldak ballerino! Il Goldak ballerino, signori! Vabbè, questo è morto. Vabbè, grazie. Attenti, magari l'ho missa, che ne sai? No, dai. Surf? Sì, perché stab. E non lo ammazza? Sicuramente fa più danni di cose. Cioè, poi non lo so se lo ammazza, ma fa più danni di georaggio. Bam, ed è... Oh, è pari. Che, ce n'ha due raggi ancora. Due. Cacchi. Goldak, fa il miracolo. Goldak, abbiamo un piano io e te. Ne abbiamo parlato prima. Ne abbiamo parlato però prima. Però lui c'ha Firo e Golbat, che insomma sembrano che lucini pure loro. Sono abbastanza pippette. Alla chat ti dice da tre ore di mettere Golbat. Poi non lo so. No, ma tipo da inizio partite ti vuole mettere Golbat. Questo è proprio il tizio che ti fa vedere l'uccello. Combattants are making sparks fly. Maggi, questo è importante. They're staring each other down. The command are oh, prima lui mortacci sua. Che Megadrill? Che vuol dire Megadrill? Recuperi la, cioè mi fai danni, è super efficace, eh? Però ti recuperi la vita. Ti recuperi la vita, però sano. Pensavo fosse una cosa più. Madonna, ammazzalo! 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 No, non ho capito, ma non le coso le mosse, che te devo dire? Vale, ma io non li sciotto mai i suoi. Calcolato qua. Guardalo, guardalo. Guarda le lignette di. Io avrei rifatto l'assorbicosa. Bisognava arrivare a Goldak contro Firo e Golbat. Ah, sono confuso. Ecco, qua la puoi scammare questa cosa.
vediamo un po' quanto scuri. Lo prendi? Lo prendi? Oh. Lo prendi? Lo prendi? Focus, Strat, Golduck. Rimani concentrato. Rimani concentrato. Rimani concentrato, Golduck. One left, Golduck. Non ci pensa. Non ci pensa. Non ci pensa. Vai a posso, non li conosco. Non ci pensa. Non ci pensa, Golduck. Non ci pensa. Concentrato. Momenti molto cazzo, difficili. Cazzo fa questo aggressivo. Oh. Sono tutti più veloci di me, sta merda. Madonna i danni. È fondamentale, eh? Concentrato. No! Oddio! A rifascio. Oddio, quanti colpi di scena. Dai, ho perso così. Busco ti dice, finiamolo! Questo pensa a confusione. Magari l'ha vista. Oh! Ma giocato i Pokémon in vita mia. Che due mosse culo, fondamentali. Mangi. Turbo minchiottino turbo di grande cavallo rabbio e grande paralisi turbo di confusione, culo. Hai sparato 4 tuono, non hai mai fallito. Io ho sparato un cazzo di coso, boom, morto. Fotti di pelle. Tanto quest'anno vince il Milan lo scudetto. Che scam. Che scam clamoroso. Sì. Bella. Mi piavate per matto, eh. Che vergogna. Comunque questo secondo me è fighissimo questo gioco. È figo, secondo me funziona benissimo. Funziona molto bene. E c'è anche Pokémon Stadium 2 con i Pokémon di seconda generazione, però non l'ho preso perché no, Magi sbrocca. Che, no, vabbè, se può fare, cioè io vado a casa, non li conosco proprio. Prima generazione invece vengo dietro, secondo non so manco i Pokémon, però vabbè, dai. Vabbè, ma gioca. L'unica cosa, è che per far giocare gli ospiti bisogna farli venire sempre per forza in loco. Sì. Quella è l'unica cosa. Però insomma si può fare. Si può fare. Però bello, funziona. Bello, funziona. Figo. Poi i giochini so veloci, sono tutti diversi. Poi c'è strategia. Qua ho fatto tutte le. Ma che in realtà, cioè, il mio problema era proprio i Pokémon che avevo scelto. Cioè, non avevo nessun Pokémon che poteva ammazzare la Kazam. Nessun Pokémon che poteva ammazzare Raichu. Poi Raichu shotta le persone. Cioè, io quando ho i super efficaci. Cioè, oh cazzo, Ice Beam non ha ammazzato né Golbat né Firo. No, ah, Politer Poliquiz Show. Ho capito, va. Mi sa che tocca che organizzo sta pilla, va. La pilla Pokémon Pokémon Stadium del 1990. Ricordatevi che anche il Benevento può battere Real Madrid. Credeteci sempre. Va bene. Va bene, ragazzi. Allora, noi ci vediamo domani perché alle 15 inizia la maratona. Ok? Maratona estendibile fino a un massimo di 12 ore. Quindi durerà fino al massimo alle 3. La scaletta l'abbiamo già preparata. Ah, ecco, concludiamo con il doppiaggio in italiano. Con il doppiaggio in italiano? Sì, sì, di sì. Che cosa? Dei Pokémon, di questo Pokémon qua, è bellissimo. Io ce l'ho su Nintendo 64. Ah, sentite come il doppiaggio in italiano chiama i Pokémon. Sì, 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 sì. Vabbè, però questo è solo un minuto. Charmeleon! L'Astua! Ecco a voi Arcanine! Sto Arcanine, non ascoltavo. Magnemite! Magnemite! Sta? Ecco a voi! Meowt! Mew! No! Ecco a voi! Jigglypuff! Jigglypuff! Dragonite! Dragonite! Cheater! Skiter! Cubone! Cabon! Rattata! 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 Omanite! Ecco a voi! Caterpi! Caterpi! Psyduck!
Frida! No, questo ha detto no. Gengar. Uno presi tanti, Vabbè, l'hai italianizzati tutti. Semplice. Beh, no, perché Cubone non dice Cubone. No, infatti. Vabbè, alcuni... Pensavo fosse francese. Me lo immagino col vinello, Blastois. Spara vino. Idrovino. La scaletta da Michael. Vino pompa. Sì, la scaletta la pubblichiamo poi anche su Instagram. E niente, raga. Se vediamo tra un po' di ore. Inizierà alle 3 domani. Inizierà alle 15. Ricordatevi sempre di un'idropompa. Sì, fidatevi sempre di un'idropompa. L'idropompa è il sale della vita, l'idropompa. Dai, bella, 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 ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao.